Benvenuti! Ciao a tutti! Ciao da me che sono Costanza e ciao da Giorgia, Michele e Giulia. Anche oggi abbiamo da inventare la nostra bellissima favola nella nostra rubrica C'era una volta. Siete pronti, ragazzi? No! Perché no. Non siete pronti? Cosa dobbiamo fare? Il riscaldamento della fantasia. È vero, qui se non riscaldiamo la fantasia non c'è storia. Ok, allora adesso chiudiamo subito gli occhi e cominciamo. Testa sulla spalla destra. Testa sulla spalla sinistra. Testa indietro, testa in avanti. Occhi super spalancati. E adesso diamo il via alla fantasia. Michele, adesso siamo pronti? Sì. Sì, adesso veramente siamo pronti. Inventiamo la nostra favola. Titti, chi arriva qui davanti a noi? Ina, la borsina. Arriva Ina. Ina, ma tu sei sempre più pesante, sei sempre ricca di oggetti magici. Inventiamo qualcosa? Sì. Peschiamo qualcosa? Sì. Okay. Giorgia, inizia tu. Dai, pesca qualcosa dalla nostra carinissima e simpaticissima Ina. Pesca, pesca. Ok, hai preso qualcosa che ci farai vedere dopo. Michele, passa la borsa a Michele. Pesca, pesca, pesca. Siete pronti? Riscaldiamo la fantasia. Ok, vai Giulia, pesca qualcosa. Pesca, pesca, pesca. Ok, grazie Ina, puoi ritornare nella tua postazione. Iniziamo. Giulia, cosa hai pescato tu? Una bambolina. Ok, una bambolina, diciamo, è una bambina? Sì. Ok, inizia a pensare al nome, aspetta. Michele, tu cosa hai pescato? Una rana. Una bambina, una rana e? Una torta. Una torta, ok. Abbiamo una bambina, una rana e una torta. La bambina come la chiamiamo? Emily. Ok, bellissimo questo nome. Siete pronti? Io sì. Comincio, inizio a inventare. C'era una volta una bambina di nome Emily che non amava mangiare delle torte. Ogni suo compleanno voleva sempre mangiare, sempre solo patatine e mai una torta. La mamma si impegnava sempre tanto, impastava i dolci sempre più buoni, ma lei nulla, non amava le torte. E qui, ovviamente, occorreva fare una magia, fare un incantesimo, perché questa bambina Emily doveva provare la bontà delle torte. E quindi un bel giorno una ranocchietta che abitava nello stagno fuori la sua finestra decise di intervenire per fare in modo che la bimba Emily finalmente potesse amare le torte del compleanno. E così un bel giorno la nostra ranocchietta, che si chiamava Giorgia, decise di muoversi dal suo stagno per far capire ad Emily quanto fossero buone le torte. Quindi esce dal suo stagno, impasta una torta che tra l'altro è anche piccola, nessuno l'ha vista da casa, adesso cerchiamo di farla vedere. Guarda questa mini torta, ecco, una ranocchietta piccolina, passami Giorgia, una ranocchietta piccolina poteva solamente impastare una torta piccolina, ovviamente. Quindi questa bella ranocchietta impasta nel suo stagno una torta e decide di portarla sul davanzale della finestra della bambina Emily. Una mattina Emily si sveglia, si stiracchia, apre le tende e cosa trova sulla finestra? La torta. Trova la torta e cosa dice Giulia? Cosa dice? Chi mi ha portato questa torta? Chi sarà mai? E la ranocchietta saltellando si fa avanti e cosa dice? Te l'ho portata io questa torta. Emily dice, una ranocchietta che parla, ma com'è possibile? Ranocchietta, ma sei proprio tu che mi hai parlato? Sì. E perché mi hai portato una torta? Per farti assaggiare quanto è buona. E ma a me veramente, risponde Emily, a me le torte non piacciono. La ranocchietta cosa risponde Giorgia? Ma l'hai mai assaggiata una torta? Brava. Emily dice, veramente, assolutamente no, io non voglio mangiare torte, non le voglio neanche assaggiare. Ma la ranocchietta insiste. Dai, mangiala, che buona. Emily cosa dice? Va bene, ti accontento, proverò solamente una fetta. Una fetta? Una fetta di numero. Una di numero. E giusto perché voglio farti contenta, tanto questa torta è piccolina, sarà anche brutta perché a me le torte non piacciono, giusto perché ti voglio accontentare.
La ranocchietta però dice sì, adesso vedrai, vedrai con la mia torta cosa succederà. Taglia un pezzettino, la ranocchietta taglia un pezzettino della torta e la passa ad Emily. Emily che fa? Giulia, dimmi, cosa fa Emily? L'assaggia e dice come gli piace a mezza. Gli piace a mezza, però da questa mezza torta sente un sapore incantevole, sente che è la torta più buona del mondo e quindi cosa dice? Ma allora le torte non sono brutte. Grazie ranocchietta perché mi hai fatto capire che invece questa torta è buonissima. Posso sapere come l'hai fatta questa torta, come l'hai impastata, cosa ci hai messo dentro? E la ranocchietta dice, se proprio lo vuoi sapere te lo spiego, ho messo uova, latte, farina, burro. E poi, dice la ranocchietta, veramente ho messo un pizzichino di sale. Di sale e anche un po' di polvere magica. Di polvere magica. E zucchero. E anche un po' di zucchero magico. E mi dice, va bene, cara ranocchietta, ho capito una cosa. Non bisogna mai dire che le cose non ci piacciono se prima non le abbiamo provate. E la ranocchietta dice, esattamente Emily, io ho fatto, ho compiuto questa piccola missione con te solo per farti capire questo, e cioè che non dobbiamo dire che non dobbiamo dire se non l'assaggiamo prima. Ecco, dobbiamo sempre provarlo. Bene, con questa mini storia vogliamo così salutarti e lasciarti con questo piccolo, breve e simpatico messaggio. È vero, capita a tutti, capiterà a me, sicuramente anche ai nostri tre amici, così come a te a casa, di dire no, questa cosa non voglio proprio provarla, questa pietanza, questo cibo non voglio provarlo. Beh, a volte bisogna provarlo. Diciamo che nella vita di tutti i giorni magari avessimo sempre una ranocchietta magica che ci cucini qualcosa di buono, non è sempre così. Però solitamente anche nella realtà, nella nostra vita quotidiana abbiamo una nonna, una mamma, una cuoca, uno zio, un papà, un nonno. Abbiamo sempre qualcuno che ci cucina delle cose buone. Quindi questo per dire che proviamo sempre i cibi buoni e salutari perché è sempre una buona cosa. Bene, questo titolo di questa nostra storia, quale potrebbe essere? Io ancora non ci ho pensato. Quale potrebbe essere? Allora, la bambina si chiama Emily, quindi diciamo la storia di Emily che non voleva assaggiare le torte. La storia di Emily che non voleva assaggiare le torte. Alla fine la ranocchietta gliel'ha fatta assaggiare. Brava! Ecco, allora, poiché questo è un titolo, ci salutiamo leggendo solamente questo titolo, perché altrimenti se fosse più lungo ripeteremmo la storia da capo. Allora, come si chiama la storia che abbiamo raccontato oggi? La storia di Emily che non voleva assaggiare le torte. E con la nostra ranocchietta, con Emily e con i miei amici Giorgia, Michele e Giulia, vi salutiamo e alla prossima puntata. Ciao!